Oh, bella, sì. Bro, Oh, dimmi tutto. è arrivato il giorno in cui l'account Blaziken arrivi alla vittoria. Vabbè, Ma in che senso che vuol dire? bro, dai, siamo sinceri. In mano tua l'account Blaziken alla vittoria non ci può arrivare. Quindi cosa voglio fare oggi? Ascoltami. Voglio prendere il tuo account e tu prenderai il mio account. Quindi io per questo video sarò Blaziken e in questo video tu sarai Tuberanza. Ma mi stai di che giorno si deve mangiare il tarallo, quindi? Cercheremo di trollarlo proprio in questo senso, fra. Ci stai? Ci sto tutta la vita, vai. Andiamo. Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8 con Vai così, Gino sei! Scappati! Andiamo a vincere, sei! Vai così, sei! Ho preso il muro, Ma fratelli! quale Vai! video? Ragazzuoli, prima di cominciare, pollicione all'insù per supportare questi video. E anche questa volta cosa succede? Che Blaziken parte carichissimo. Quindi, Giuseppe, io ripropongo una nuova sfida. Se questo episodio lo vince Blaziken, tu gli vai a comprare il Pad Pro. Ci Solo sto, io ci stavolta. Solo Ci tu stavolta, sto. solo tu stavolta, perché io questa volta lo sento E troppo sai che ti carico. dico? Io ci sto! Eccellente. Te lo compro io per intero. Per Ciao, bra, prova a intero vincere. 60 euro! E vai, Vai, Esgeri! Vai, vai, raga, starto! Io vi giuro, ragazzi, lasciate un like se volete che succeda veramente questa cosa. Io ti giuro, farò il video, che ne so, ti farò stories su Instagram. Ti proverò che ti comprerò io il pad, però poi voglio vedere Gianfranco che fa. È Però devi giusto perché... Vai. Certo che devi vincere, se no Giuseppe, scusa, se arriva secondo o terzo non vale. No, no, Qua di no. vittoria parliamo, mica Però di... scusa, ti posso dire una cosa, se Dimmi. lui non arriva primo, dobbiamo fare pure una penitenza, se no ci va solo a guadagnare. Te Ah, pareva. se non arriva primo fa la penitenza. O una penitenza, o lo compra lui a noi, cioè deve esserci un ricambio, perché se no Gianfranco ci guadagna solo qua. Vabbè, dai, Scusa. se ci guadagna appena una volta, fallo fa, ci voglio dire. Vabbè, Tanto non è che dai. dici ha possibilità Gli strane di paghiamo vittoria. un mese. In realtà ci paga lui a noi un mese in palestra. Perché guarda, Gianfranco, fa pure tu la palestra che fai tu. Cioè pure noi, Sì, scusa, raga, a non me per forza. Gianfranco mi ha superato una velocità. Oh, ma si è cambiato il setup! Questo è Raga, e che devo storico! fare? È che sto con le mani in mano che mi metto a vedere. No, Cioè, sono ogni tanto cade. metto pure io su YouTube a Oh, vedere l'ho come visto fate da voi, dietro! no? Blasi che ha passato Giuseppe! Ragazzi, ma che cosa. Oddio! Ma che sta succedendo oggi? Scusatemi. Ma che posizione è Gianfranco? È Scusami. primo, fra! Ma che stai dicendo? Oh, io sto terzo! Ma allora che Ma com'è? cavolo di proposte ti metti a fare tu? Ma che ne Vabbè, siete però è il accordati? primo giro, bro, cioè non è che. Lo so, ma se parte così. Ah, boh, dici tu per il solito ragionamento che. Madonna mia, ma che sto a fare? Ma Non so chi più è? Ma giocare. Raga, chi è oggi non è secondo? cosa per voi, io ve lo dico, Ma tu, è tua de chi è tua de tua dette tra voi, raga? Io no. È un bot. Un bot. Ma è un drago questa totette. Ma è fuori di Sì, testa, sì. fratelli! Comunque Mirko fermiamo a Gianfranco e abbi pazienza perché Ma io non cioè, mi capisco perché sono ancora preso non arrivino. carico. Non capisco perché non. Guscio blu lanciato Eccolo io! là, bravo! Adesso mai Dai, più! dai, dai! Adesso o mai più, Giuseppe! Adesso mai più! No, no! Acchiappalo! E magno tu daralle, Gianfra! Magnatela tu, Giuseppe! Magnatela tu, Taral, Giuseppe! Perché, scusa? Vai così, Mirko! se... Oh! No, Giuseppe, ma no, dove stai? Dove che lo vedo proprio? che è sprofondato, fra. È Non sprofondato, lo ti vedo vedo. proprio, Giuseppe, ma dove stai? Gianfra, sono quinto, mannaggia la miseria, se copiano i Quinto! setup dai giapponesi. Mirko, ma pure Vai, tu stai Giuseppe. dietro. Io sto dietrissimo, fra, ma non so. Vabbè che ho fatto un setup che me la sono un po' cercata, Raga, ma non è che state a fare un'altra volta i eh. vostri bordelli soliti? Perché No, Gianfra, non lo sta faremo gara me la mai ad sto a un fare amico. praticamente io i bot. Giuseppe, ma guarda... Cioè, Ma Giuseppe! Gianfra, ma state zitti, Giuseppe, guarda il mamma mia. distacco Un che altro c'ha! guscio. Dai! Dai, guscio blu, dai, guscio blu, adesso mai più! Mirko, mi senti? Ora No! ci No, dobbiamo no, 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 alleare no, no, qua. no, 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 no,
Sì. Sì. Ma chi è che mi ha tirato? Ma chi è che mi ha fatto retrocedere quarto? Madonna, Mirko, ma che cazzo? Ma che è stata combinata sta partita?
Giuseppe, ma non è che veramente ci sono messi d'accordo e non me ne sono Mirko, accorto. Ma io tra l'altro ti vedevo dietro di me, cioè stavi secondo, a un certo punto non ho visto più. Ma chi è che mi ha tirato? Giuseppe, è stato tu? Ma che cosa? Che mi hai tirato? Niente. No, Giuseppe, sei stato tu! Ma che cosa? Raga, no, mi è arrivato qualcosa e mi sono piombato quarto. Tra di voi per farmi vincere? No, vero? Mirko, può essere che per sbaglio mi sia scappato un guscio rosso. Allora sei stronzo! No! E come no? Ma non l'ho fatta apposta. Allora tu stavi vicinissimo a Larry. Pensavo di beccare Larry. Sì, e Larry. E tu l'hai sorpassata all'improvviso. Sì, vabbè, il laboratorio di Dexter. Comunque fermiamo assolutamente a Gianfranco, che è arrivato prima. Sì, ma Fra, ma l'hai visto che setup si è fatto? L'ho visto, ma io lo copio, non ti preoccupare. Oh, ecco qua. Ecco, una volta tanto che acchiappo un setup buono, mannaggia la miseria. Finalmente, ecco, una volta che Giuseppe non lo ruba a me. E vai. Una volta tanto. Gianfra, ti voglio bene. Vai, gioca, Giuseppe, gioca. La gioca fa magnutare all'oggi. Ragazzi, io non riesco ad andare oggi, ve lo dico. Ma io Gianfranco oggi non lo riconosco, Fra. Non so che cosa gli è preso, ma è riconoscibile, è fortissimo. Non lo so, Fra, non lo so. È un dragone bianco, occhi bluoni. Occhi verdi, gioca, tipo. Giuseppe, gioca. Certo che gioco, già bravo, posso mai sta fermo, che faccio? Posso il controller? Ma... Vai. Meno male. Giuseppe, ma hai lasciato la bomba? Chi è stato? No, tu! Io sì. E allora sei... Oh, ma pensavo di dire arriva, lanciato proprio fresco da me! Uscio blu! Ma come si fa? Mirko, ma tu... A parte che non mi prenderete mai, perché sono un drago nei occhi rossi. Sì, se sei uno scemo nei occhi rossi, mo arriviamo. No, Gianbravo. No, questa tagliala. Oh, mi dimmi. Per favore. No, ma tu stai dietro. Sì, io fra sto dietrissimo sto giro. Ma quindi è Giuseppe che sta primo. No, ma comunque Mirko, no, comunque vi posso dire la mia. Qua Mirko sta facendo qualcosa per fare finta che non sa giocare. Cioè, vuole far vincere a Gianfranco, vi siete alleati voi. Se due pentiti, Mirko confessa. Qua nessuno ha fatto niente, anzi Mirko, no, è Mirko che ti sta favorendo senza manco che tu lo sai, secondo me. Gianbrato passa. Ma no, tu passa. Ma che vergogna sti due. Siete... Vai. Mamma Vai Gianbra passa. Mirko, ma che cazzo. Però me ne sono andato a terra, aiutatemi. Bravo Gianbra, No, non ci credo. Dai. Mamma mia, dai, bro, vai così. L'ultimo giro. Ma io ho visto carambolare all'ultimo Joseph. All'ultimo giro mi hai fatto questo. Vai così, all'ultimo se. All'ultimo giro. Dai. Non mollare, no, Blazzi. No, Giuseppe, fermalo. Giuseppe, no, Dio. Non mollare, Blazzi. Mamma mia, che cosa ho fatto? No. Allora, Mirko, devi mettere la mia visuale. Sono un fottuto almeno cecchino. Almeno. Mirko, ti giuro. Metti la mia visuale, è uno spettacolo. Marta. Io ho lanciato la bomba, era proprio ad un pelo dal traguardo. L'ho superato grazie alla bomba. Mamma mia, ragazzi. Cioè, io da dietro ho visto tutto. Ed è stato uno spettacolo. Mamma mia, pentitissimo proprio. Ancora primo, Gianfra, ma trema perché la tua corona sta per cadere. Ma attento, Giuseppe, è la seconda gara di fila che lui ritorna in lobby con la corona. Lo so. Cioè, è mai successa sta cosa? No, mai. Si è cambiato il setup, si è copiato quello dei giapponesi. Ma amore, si dica che sto a vincere per il setup, Giuseppe. Assolutamente sì, Gianfranco. Vabbè, Giuseppe, guarda che anche il tuo setup pure è molto forte. Il mio? È me lo dovevo battere pure col setup scarso, scusami. Ma tu che cazzo mi stai a combinare? No, ragazzi, io ho sbagliato proprio setup oggi. Mo l'ho cambiato, vediamo se riesco a fare un po' meglio, ma... Cerca di darmi una mano a me allora per farmi tutto giù. Smettila. Dai, che siamo sulla buona strada. Dai, Mirko, dai. No, mi sono buttato giù malissimo, male. Che bella, stupido. Sì. No. Giuseppe, acchiappami, mo va. No, chi mi ha lanciato il guscio rosso? Mirko. No, è Larry. Io un guscio rosso l'ho lanciato, ma non so se... No, Mirko, me l'hai lanciato a me, ma... Non su. So se... No, Mirko, devo combattere pure contro di te, qua già sta Gianfranco che ci sta scombinando mezza grammatica, qua. Mezza grammatica? Che significa questa cosa? Di dire, scusa. Ah, ok. È un modo tutto tuo di dire. Ma io, ma mi state dietro? Cioè, io mi vedo... No, fa ste gare da solo, praticamente. Gianfra, allora, che tu sia così avanti, dopo nonostante un botto di video che... Sei sempre arrivato dietro, non mi riporta qualcosa. Cioè, o
o è successo qualcosa o hai attivato. No, ma questo sembra. Ma che devo aver attivato? No, ma che devo aver attivato? Questo ragazzi, invece di andare in palestra si allenava a Mario Kart, bro. Ancora, Mirko! Ma che stai a scherzare? Giuseppe, impazzito, Mirko! Può succedere! Cioè, sono ancora cose, gusci rossi! Sono cose, no, bro, che nella vita è... possono succedere. Qualche guscio rosso ogni tanto potrebbe arrivare. Mirko, ma non in questa situazione. E che devo fare? Scusa. Comunque vi devo dire la verità, sto capendo cosa si prova ad essere Mirko. Cioè, mi sto stancando cosa qua davanti. Cosa si prova ad essere Mirko? Eh sì, ma tra l'altro i bot non mi danno manco fastidio. D'altro po'. Ma io lo so che essere primo in realtà è molto vantaggioso. Puh, ancora. Vabbè, no, sì, ok. Sto fulmine però che l'ha, chi l'ha lanciato? Giuseppe, è stato tu. No, io sono settimo, non mi arrate niente di buono. Settimo! Mamma mia. Settimo! Non so cosa sta succedendo, cioè, ragazzi. Cioè, stiamo a giocare io e Mirko. Ma che è sto episodio? Ma che cos'è, raga? Ma io mi sono giocato pure la cosa. Dai, mi ha dato solo un guscio rosso. Ma che ci devo fare? No, ma a volte quando sei dietro dà dei poteri troppo stupidi. C'è sto Larry che sta dando fastidio. Aiuto, è il bot di giornata questo. Questo è il bot di giornata. Sto Larry, se non mi fa arrivare primo, mamma mia. Dico. Dai. Io, ragazzi, purtroppo, veramente, oggi non so cosa mi sta succedendo. Però capitano quelle giornate. No, capitano. Ma un'altra volta, buono. Gianfranco! Terzo, mannaggia la miseria, ma arriva. No, però Giuseppe. E poi così sì! Allora Giuseppe, ascoltami. Mirko, ma come fa? Mirko, ma come. Mirko! Ma Mirko il cavolo, scusa, ma se ci sta Giuseppe che rompe. Ma che sei arrivati tre botte? tu ridi. Ma che cazzo? Vedi che succede poi quando vince? Vedi che succede poi quando vince Giuseppe? Vedi che succede? Se tu continui. Raga, veramente è stato a fare qualcosa? Io no. Giuseppe. Che volete da me? Stai, fa qualcosa tu? Giuseppe, che avete che state organizzando altri due. No, raga, veramente, perché è vero che ho piato il setup buono, eccetera. No, raga, però... no, raga, lo vedo. Ci sto mettendo tempo a scegliere la mappa perché sto copiando il setup a Gianfranco. No, ho cambiato il mio setup, ma non è quello di Gianfranco. No, secondo me l'hai fatto uguale. E poi vedrai. Mo vediamo. Io mi sono giocato tutto per tutto con un altro setup. Poi Giuseppe, hai sbagliato il setup, sono morto. Sono un uomo finito, devo pagare sì, 60 ma... euro no, di controllo. Ma bro, inizia ad andare su Amazon a comprarlo. Anzi, magari ti do anche il mio codice. Perché, cioè, Gianfranco dovrebbe proprio sprofondare per non vincere, eh? Io farò di tutto per farlo sprofondare, te lo giuro. Però fino a mo' mi sembra che tu stia facendo l'impossibile per far sprofondare a me, però. Io capisco che la tua priorità sia quella di vincere, però abbi pure... Giuseppe, è inutile che ti metti dietro, Giuseppe. È assurdo. È inutile. C'è una propulsione incredibile. Si è fatto un bel setup, fra. Qua dietro, Giuseppe. O se l'è copiato durante qualche live o qualcuno gliel'ha consigliato, sì, bro. Sì. Palesemente... Devo capire che cosa succede, che cosa è successo, so. Raga. Devo capirlo. No, Gianfranco, state guarda, dietro. Non si piglia, Gianfranco. State dietro, proprio. Giuseppe, state dietro. Bravo, Giuseppe, bravo! Vai. Vai, si vola. Bravo, Gianfranco. No, avanti. Mi si è spento il faretto, raga. Giuseppe, no, ma eri tu. Giuseppe, Scusa. Ma tu ti metti davanti. Ma che mi metto davanti? Me l'hai guarda, tirato tu. Guarda come mi vogliono affossare quei due. Guarda. Dai. Bravo. Raga, comunque è più fastidioso. Ma sto Lemmy di merda è più fastidioso, vi giuro. Guardalo. Dai, non mi avete fatto prendere i poteri. No, io siete comunque incredibili. Guscio blu su Blazzi. Guscio blu su Blazzi. No. Oddio, c'aveva il no, vabbè, ho usato il clacson, fra, non l'ha beccato. Ma che dici? No, ragazzi, vabbè, dai, gli sta andando tutto di culo, fra. Mi è uscito all'ultimo. No, vabbè, illegale Gianfranco. No, mi sono cambiati dopo. Ma se tu mi tiri gusci rossi! Mamma, tu ti sei messo in mezzo. Io mi sono messo in mezzo, vabbè. Gianfranco secondo, io stavo primo. Chi arriva? Il guscio rosso a me. Sei una lince, Giuseppe. Sei proprio una lince. E mo vince, e mo paghi. Fatto bene. No, non ci voglio credere, madonna. Bravo, guarda, gli ho fatto vincere l'episodio. Ma sono sprofondato. Ma chi è che mi ha colpito? L'Harry di me. No. Ma no, mi sento Gianfranco, oddio. Ragazzi, Giuseppe, guarda Gianfranco.
Maron! Ma no, guscio blu, no! No, guscio blu! Guscio blu! Sì! 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 È Magneto Taral, guscio blu! Magneto Taral! E vai così, sì! Giuseppe! Oh, Giuseppe! Da... Mamma! Giuseppe! Riti! Paga! Maron, Mirko! Non no, ci... Mirko, ma manco io ho fatto peggio di così, Mirko! È incredibile. No, avete fatto qualcosa voi qua? Giuseppe! Paga! 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 Ma che poi... Tutta questa è colpa di Joseph. Non ragazzi, è che... se non vi siete organizzati, vi ho massacrato. Wayu, vi dovete ritirare. Ho dimostrato che col setup avete vinto tutte le volte. Ma quella corona! Ma quella corona! Ma quella corona! Tu almeno... Ma quella corona! Giuseppe! Aiuto da Ralle, Giuseppe! Tu almeno ti rendi conto... Ti rendi conto che parte di questo che è successo è colpa tua? Che per due gare di fila hai fatto di tutto per affossarmi? Io dico solo una cosa. Sono un uomo di parola e io comprerò il controller a Gianfranco. Detto questo, tolgo le cuffie e me ne vado. Papparappà! Papparappà! Vai così, se controller ragazzi. Per tutti, ragazzi. Offre Joseph, vai. Si torna a vincere, vai così, se. Io direi che questo è molto probabilmente uno dei migliori video di Mario Kart. Noi ci vediamo con... aspetta, forse non mi stavate sentendo che mi era crashato Discord, non lo so. No, abbiamo sentito tutto, Ah, avete sentito pure sì, quando ho detto che quando vinco io nessuno parla. Sì, io ho sentito tutto. Joseph non ha sentito perché ha detto che si è tolto le cuffie e se n'è andato. Signori, noi ci vediamo con i prossimi video, sempre solo qui, sul Master Turbo. Ciao! Ciao, ma così sei, ma io ti darò, ci sei.